Siamo nella sede di Prato, Allianz Canine Italia. Siamo qui con Monica. Allora Monica, cosa vuol dire Allianz Canine Italia? Buonasera, Allianz Canine Italia nasce da una costola della CAM, che è la madre di tutte le Allianz nel mondo, e in Italia è arrivata solamente a gennaio di quest'anno, mentre nelle altre parti del mondo, nei 5 continenti, Allianz già esisteva. Noi siamo un'associazione che tutela le razze sia italiane che estere, che tutela gli allevatori. Abbiamo un registro di prima origine per i cani che non hanno il pedigree, ma che vengono riconosciuti tramite DNA e prove necessarie di quella razza. Lavoriamo su direttiva europea 174/91 e siamo arrivati in Italia un po' come una scommessa. Questa è stata la nostra scommessa, sia personale sia di tutto lo staff che lavora con me tutti i giorni, e la nostra voglia di fare cinofilia in una maniera più, secondo noi, più umana, senza nulla togliere alle altre associazioni che esistono da 120 anni. Noi siamo una piccola realtà e per adesso intendiamo rimanere una piccola realtà, perché nelle piccole realtà ci si confronta, ci si conosce bene, e abbiamo diversi settori nostri, dall'addestramento dolce e alla pet therapy, naturalmente fatto con altre associazioni presenti sul territorio, in questo caso toscano. Sia la JETAP di Pisa per quanto riguarda la pet therapy, sia l'addestramento dolce e il comportamentalista tramite l'Enigma Dog. Abbiamo anche un'associazione che è nostra partner per quanto riguarda sia l'agility sia l'asilo per i cani, che si chiama Atuto Dog. Bene, allora ringraziamo Monica della sede di Prato, Allianz Canine Italia, per questo suo bel discorso che ha fatto a tutti quanti noi, a voi spettatori che state a casa, che fra un po' vi faremo vedere anche la mostra canina che abbiamo registrato a Calenzano, al Palasport, dove Monica ha organizzato... Monica insieme agli altri dell'associazione, non è solo Monica, sì, certo. È impossibile, no. Ma insieme a tutti gli altri dell'associazione. Appunto, che ha organizzato eccellentemente questa mostra, che sicuramente ne seguirà altri, no? Sì, una a Roma l'8 di dicembre, il 15 di dicembre sempre in Sicilia, e man mano il prossimo anno, per esempio, noi abbiamo una nazionale e internazionale organizzata dentro il campo della Palla Rossa, qui in Piazza del Canale a Prato, dove in una giornata con tre giudici differenti un cane potrà concorrere sia al concorso bulgaro, polacco, spagnolo e italiano, naturalmente internazionale, conseguendo vari titoli per diventare campione italiano e internazionale. Bene, allora avete sentito, ci sono tutti i presupposti per vedere questo bel concorso nazionale qui a Calenzano, e per ora è tutto, vi rimandiamo a voi, grazie. My heart on Monday, she had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday, rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday, she had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not, but I'm in love.
this Cupid. Wake me up or lose me. I messed it up, I messed it up. Wow, turn me upside down. This girl, turn me inside out. This girl, what you want me to say? I messed it up, I messed it up. Excuse me. Dello sport e siamo con il presidente di Allianz Canine Italia. Volevamo che ci illustrasse la giornata di oggi, come prevista e che cosa si farà. Buongiorno, la giornata di oggi ha inizio alle 10.30 con il taglio del naso da parte del sindaco, dopodiché inizieranno i giudizi singoli dei cani intervenuti. Vogliamo ricordare che oggi abbiamo tantissime razze, fra parentesi, strane. E merita proprio venire a vederle perché è una cosa particolare e mai vista. Sono arrivati dei cani dalla Spagna, dei campioni dalla Spagna. Avremo presente dei cani campioni italiani e da qui a stasera si parlerà soltanto di cani. Cani con le associazioni, con l'aiuto, l'apporto dell'essere umano. Avremo l'associazione dei lupi cecoslovacchi che è venuta da Sarzana, avremo gli orsi del Tirreno che vengono da Pisa, avremo A Tutto Dog da Poggio a Caiano, Enigma Dog che viene da Firenze e faranno vedere le loro la possibilità di fare qualcosa di nuovo con il cane e poi avremo gli spagnoli. Sono arrivato l'evriero Greyhound con la sua padrona e niente, sono dei bellissimi cani. Ce l'hai da molto? No, l'ho presa a 20 agosto, ha fatto 6 mesi venerdì, quindi appena compli mesi. E quindi è la prima mostra che fa o ne ha già fatte altre? È la seconda, quindi vediamo come va, speriamo bene. Complimenti, bellissimo, grazie. Buongiorno, ciao. Ciao. Allora, vedo che hai 3 cani, 2 San Bernardi e un Golden Retriever. Sei qui alla mostra, per sì, me. Sì, siamo qua. Che cosa sono, maschio e femmina? Maschio Santiago, femmina Tabata e il Golden Arco. Santi, sono piccoli, sono adulti. Allora, il Golden ha 6 mesi, il San Bernardo maschio 7 e la femmina 1 anno e mezzo. Complimenti, sono molto felice. Grazie. In bocca al lupo. Crepi. Ciao. Buongiorno, allora lei è la proprietaria della piccola fattoria, sì. Che è una toilette, un negozio di abbigliamento? Sono un negozio specializzato per cani e gatti e più abbiamo aperto da un anno circa la toilettatura. Sempre per cani e gatti? Sempre per cani e gatti chiaramente, con prodotti particolari per le allergie, cioè abbiamo tutto un sistema particolare di lavaggio e tutto, proprio per la cura del pelo e della pelle degli animali. Ho capito. Con tutte le alimentazioni inerenti al caso, eccetera, eccetera. Quindi anche voi avete alimenti per animali nel vostro negozio? Tutto quello che serve. L'ubicazione del negozio dove siete? Ci troviamo a Montemurlo, nel centro, in via Pascoli 56. Ci siamo da 29 anni, siamo abbastanza... Quindi amate gli animali? Molto amate di tutti i tipi di animali, in particolare cani e gatti. E qui siete, diciamo, venuti come sponsor di questa bellissima manifestazione? Brava, siamo proprio felicemente sponsor di questa manifestazione e speriamo di farne altre e di essere ancora gli sponsor. Speriamo. Ciao. Sì, non è Daino, sì. È cucciola? Sì, è cucciola, quasi 6 mesi, circa 1 mese e mezzo. È la prima volta? Sì, prima volta. E vieni da? Da Donnini, un paesino vicino a Reggello. Ho capito, quindi insomma sei un po' teso?
insomma, un pochino sì, via. Comunque mi sembra abbastanza brava, non è? Abbastanza calma, sì, fortunatamente sì, è buona, sì sì sì. Complimenti, un bel cane. Grazie, grazie mille. Allora, il nome della razza, perché questi cani io non li conosco. Allora, sono di origine della Germania e sono i Weimaraner, bracchi di Weimar. Sono cani da ferma continentali e vengono utilizzati prevalentemente per la caccia, anche se in alcune parti d'Europa le usano anche come per tracce di sangue. Ho capito, ma sono cani buoni, docili? Sì, sì, sono cani, come tutti i cani da caccia, sono molto buoni, non hanno una grande aggressività. Sono molto attivi, hanno bisogno di molta... molto spazio per poter correre, e quindi perlomeno un'ora al giorno li va dedicato per poterli portare a correre, se non andare a caccia, ecco. Infatti vedo, hanno una struttura, insomma, sono abbastanza sono muscolosi, sì, 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 vedo. Sono molto... cani che hanno all'incirca un 70, i maschi siamo sui 70 centimetri di garrese, e praticamente come peso si varia dai 35 ai 40 kg per il maschio. Sì, sì, sono tutti e due maschi. Lui è le, quella è la femmina. Quella è la femmina. Sì, sì, sì. Bene. Allora, l'esposizione canina di World Alliance, lei è venuto per... Sì, siamo venuti per esporre i nostri prodotti che vendiamo nel settore del campeggio. Siamo leader a livello regionale. Abbiamo anche un laboratorio dove si costruisce e si ripara accessori da campeggio, verande, gazebo, strutture, cucinotti. Poi abbiamo tutto ciò che riguarda il campeggio a livello camperistico e a livello campeggio stanziale. E scout, abbiamo l'assistenza di scout. Siamo ormai da 40 anni nel settore. E dove vi trovate il vostro negozio? La nostra sede è a Calenzano, via delle Prata 102. Ho capito. Benissimo. Io vi ringrazio, vi auguro buona giornata. Anche a lei, grazie. Vai. Ciao, buongiorno. Senti, questi sono i Terranova, vedo che siete in due, anzi non so se siete... Sì, siamo tutti insieme e niente, siamo del gruppo Orsi del Tirreno, è un gruppo affiliato alla pubblica assistenza del litorale pisano e niente, siamo, operiamo appunto sul litorale pisano. Per il salvataggio in acqua? Prendete anche i brevetti, andate anche all'estero, fate manifestazioni? All'estero no, abbiamo partecipato al raduno, quello di Terranova, che si svolge appunto annualmente, quest'anno è stato fatto su in provincia di Treviso. Ho capito. Lui si chiama o lei? Lui è un maschio, ha 5 anni, si chiama John Fitzgerald Kenneth. Un nome importante, ma anche il cane mi sembra importante, molto bello. Complimenti. Grazie. Ciao. Anche l'altro. Posso farle qualche domanda? Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi sembra di vedere che questo cane è molto bello. Sì. Il suo nome, l'allevamento? Allevamento Newfoundland Hills di Vaiano. Di Vaiano? Sì, Vaiano. Lui si chiama Blue Emperor, è già un cane molto avviato per l'esposizione, infatti ha già fatto il suo vice campione del mondo, vincitore del Craft 2013 e oggi siamo a Prato con allevamento di soli Terranova, neri, bianchi e neri. Ho capito. Bene, in bocca al lupo. Crepi. Grazie. Ciao. Ciao. Sei la proprietaria del Carlino, immagino. Sì. Senti, più o meno. Ma siete assidui voi delle mostre oppure è la prima volta che venite? No, ci siamo andati già tante volte. Ho capito. Non solo le amatoriali. Anche. Ho capito. Senti, ma venite da lontano, siete di Prato? Da Ferrara. Da Ferrara? Avete fatto un pezzo di strada, complimenti. Sì. Ti ringrazio. Ciao. Benvenuto. Buongiorno. Sei qui alla mostra di Prato, sì. Per portare il tuo cane. E che razza è? Un Siberian Husky di 4 anni. È maschio? Sì. Molto bello. Taro. Nomignolo. Senti, tu da dove vieni? Da Cantagallo, provincia di Prato.
qui vicino, insomma. Quindi hai dovuto fare un po' di discesa, un po' di montagna. Comunque, insomma, complimenti perché è un bel cane. Grazie. Salve, mi chiamo Marco Santoro, sono un manager della Lifeway, questa azienda che propone prodotti incredibili per la salute delle persone e anche degli animali. Oggi siamo in un contesto di animali, ma questo funziona benissimo anche sulle persone. Si riesce ad attenuare i dolori in pochi secondi, a far dormire le persone che non dormono e a depurarle in maniera incredibile. Abbiamo delle testimonianze fantastiche, quindi i prodotti veramente funzionano. Ora vi passo un attimo un'avia che ha avuto dei risultati incredibili. Salve, io sono Nadia, un altro manager di Lifeway. Io ho avuto dei risultati pazzeschi perché ho iniziato a usarli il 24 di marzo di quest'anno, 2013, in una settimana solamente. Sono guarita da intolleranze alimentari gravissime, da qualsiasi tipo di dolore e altro. Lifeway mi ha cambiato la vita. Bene, sono prodotti non transdermici, niente penetra nel corpo, non ci sono effetti collaterali e controindicazioni. Adesso sentiamo Walter Luvini, odontotecnico, che cosa ci racconta. Allora, io sono Walter Luvini, sono odontotecnico. Da quando prendo questi cerottini sono ritornato bene col cuore, con le vene, fanno bene molto alla memoria e maggiormente per i cani. I cani sono eccezionali perché rimette e ripristino tutte le loro funzioni, sia alimentari sia paure, di tutti i generi. Questo è un prodotto veramente eccezionale che non passa niente nell'organismo. Grazie. Bene, questi prodotti sono veramente fantastici, potete contattarci, vi daremo un numero di telefono da mettere sovraimposizione, va bene, comunque niente, siamo veramente felici di farvi conoscere questi prodotti, facciamo prove gratuite sulle persone, quindi non lo facciamo per soldi, ma lo facciamo veramente per farli conoscere, sono fantastici. Buongiorno. Buongiorno. Un bellissimo cane, che razza è? È un Rhodesian Ridgeback, è un cane originario del Sudafrica, della Rhodesia per esattezza. Molto bello, infatti. Che era utilizzato per la caccia al leone. Ho capito. E da dove viene? Da dove viene lei? Di da Campi Bisenzio. Ah, da Campi Bisenzio. Siamo pieni di leoni a Campi Bisenzio, quindi era adatto. Appunto, infatti, è molto grosso, molto. Appartiene alla categoria dei molossoidi. È una via di mezzo tra un molossoide e un segugio, infatti nel gruppo di giudizio di solito insieme a segugi. Perché ha un po' le caratteristiche di ambedue i tipi. Ho capito. Lui in particolare è un cacciatore di divani. Un cacciatore di divani. Complimenti. È molto bello comunque, complimenti. Grazie. Grazie, arrivederci. Buongiorno, vedo che avete tantissimi cani, mi potete dire la razza? Loro sono Border Collie. Lei, la piccolina, è un Cavalier King Charles Spaniel e l'altra è una meticcia. Ho capito, quindi lei parteciperà oggi pomeriggio alla sfilata dei cani meticci? No, non l'ho iscritta perché facciamo una dimostrazione tutti insieme, quindi ho preferito non iscriverla. Che dimostrazione fate? Di agility? Qualcosa? Educazione di base, noi siamo un'associazione di educazione di base. E quindi con questa cosa, cioè praticamente si tratta di insegnare al cane le regole di comportamento? Di comportamento di base della vita sociale. Però ovviamente loro sono ancora cuccioli, quindi hanno ancora un po' da imparare. Ho capito, ho capito. Vi ringrazio, grazie mille, poi oggi vi vedremo. Ciao. Buongiorno, ciao, mi sono avvicinata perché ho visto questo splendido esemplare di American Akita. Sì. È maschio, femmina. Heidi si chiama. Heidi, molto bella. E la storia un po' di questa razza, a brevi linee? Allora, la storia di questa razza è, loro discendono da tre tipi di cane. L'Akita Inu, che sarebbe il giapponese, il pastore tedesco e un molossoide. Gli americani che hanno fatto, come sempre, hanno fatto a modo suo, hanno preso queste tre razze e hanno creato una razza per conto suo, riconosciuta da pochissimi anni come razza. Prima era insieme alla Akita Inu
Mi chiamavano i grandi cani del Giappone, mi chiamavano. Poi è diventato da qualche anno, da pochissimi anni a questa parte, una razza proprio riconosciuta anche dall'ENCI comunque. E fa parte del gruppo, mi sembra, gruppo 5. Sì, sì, cani nordici. Sì, cani nordici, anche se delle volte fanno un po' di confusione perché è comunque tenuto un cane previsivo, certo. Un molossoide, sì, cioè che è un pochino, diciamo, non molto definita comunque. Comunque insomma è molto bella, veramente. Sì, sono cani particolari, però sì, fa il suo caratterino. Lo so, lo so. Vedo che avete due cani diversissimi nella solita. Sì, sì, abbiamo un chihuahua a pelo lungo e un labrador retriever nero. Capito, partecipate ovviamente alla mostra, vi siete iscritti? Abbiamo lo stand di ViewPet, che sarebbe questo qui, che è un sistema innovativo di telecamere che si possono vedere via internet per poter monitorare i cuccioli in qualsiasi attività che fanno. Ho capito, quindi i cani li avete portati per compagnia senza nessuno scopo riguardo alla mostra. Va bene, vi ringrazio. Il cane è un Golden Retriever. È un Golden Retriever. E è la prima volta che viene alla mostra? Sì. Da dove venite? Si viene da Viareggio. Ah, addirittura, sì. Venite da lontano. Quanto tempo ha? Un anno e mezzo è brevettata come secondo grado di salvamento in mare. Facciamo salvataggio con un gruppo di Pisa che sono gli orsi del Tirreno. Ah. Grazie mille. Prego. Arrivederci. Puoi dire la razza di questo canino? È uno Spitz piccolo. Quanto tempo ha? Ha 4 mesi e mezzo. Quindi sarà la prima volta che venite? Sì. Sicuramente. Come carattere, come sono? Piuttosto svegli, e sono parecchio intelligenti, e soltanto che un po' abbaione. Comunque la dimensione è innocua, perciò non dovrebbe creare grosso scompiglio. Se non si ricrea da solo. Va bene, grazie mille. Niente. Ciao. Allora, il numero di fatto, prego. Siamo sempre a Calenzano, vediamo un bel cane, madonna che cane bello che è. Andiamo a sentire questo signore innanzitutto, come si chiama? Domenico. Da dove viene? Da Prato. Questo cane mi sembra un po' grossotto, che razza è? È un Terranova. Ma lei quant'è che ha questa passione per i cani? Circa 20 anni. Lui si chiama Blu ed è il campione del mondo attuale e il vincitore del Kraft. E avere un cane così, cioè, è una bella soddisfazione, ma anche una soddisfazione economica? No, economica no, è una soddisfazione, è un hobby. Lei che, oltre che alla passione per il cane, che fa di mestiere? Ah, io ho una rivendita d'auto, un autosalone, un'officina autorizzata Alfa Romeo e un car wash service dove possiamo fargli andare tutti i tipi di vetture. Ormai che ha detto l'attività, ci dica anche dove la svolge. Sì, a Prato in via del Gerso, siamo sulla tangenziale praticamente. Ringraziamo questo signore molto gentile e ora vi facciamo rivedere questo grosso cane. Non gli si è chiesto come si chiama? Blu. Blu. Ciao Blu. He had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday, rewind it back the day before Tuesday, stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not, but I'm in love, I'm in love, I'm in love, love, I'm in love,
tested us. La foto. Ah, sì, ah, va, va, accendi, accendi. Grazie.